Match attesissimo, in settimana non si è parlato d'altro, vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento della verità. Un saluto a tutti da Piero Gimpardo e Stefano Nava, è arrivato dunque il giorno della finalissima, vediamo quale delle due squadre ne avrà di più e si porterà a casa il trofeo. Dovrebbe uscirne fuori un match di altissimo livello. Sono state protagoniste di un cammino esaltante, ma solo per una questa avventura si concluderà con il lieto fine. I due allenatori l'avranno preparata nei minimi particolari, soprattutto sotto il profilo mentale. Fondamentale in questo tipo di sfide, dove il minimo errore rischia di mandare in fumo mesi di lavoro. Sono davvero curioso di vedere che partita sarà. Lo vede, cross controllato, senza problemi. Chissà che non la risolva proprio lui con una giocata, con un guizzo da tenere sicuramente d'occhio questo giocatore. Boateng! Comoda uscita del portiere. Javi Martinez. Sakai. C'è il movimento senza palla. Occhio a Özil. Contrasto riuscito, palla che rotola via. Finale che promette spettacolo ed emozioni da una parte e dall'altra. E ciò che ci aspettiamo e che si augurano ovviamente i tifosi a casa, i fortunati che sono riusciti a trovare un biglietto per essere qui. Provo a far partire il tiro. C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, eh. Özil, gran palla di Özil. Posizione ideale. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. A metri per correre. Fuentes. Perdono palla banalmente. Palla di Özil, è in buona posizione. Özil, occhio a Özil che è solo. Un intervento che vale come un gol. Sventa il pericolo e concede la rimessa. Lasciano stabilmente il pallino del gioco agli avversari. L'idea eventualmente è quella del contropiede. Javi Martinez. Guadagna metri verso l'area. Interrompe l'azione pericolosa. Ci sarà una rimessa con le mani, dunque, dopo il buon intervento del difensore. Rimessa battuta male. Fuentes. Buono qui il giro palla. Potrebbe crossare. Traversone sul primo palo. Non bene qui il difensore, attenzione. La mette in mezzo con questo pallone. Grande intervento del portiere. Javi Martinez. Boateng. Hanno spazio per andare in contropiede. Attenzione a Bonaventura. Boateng! Può colpire da lì. Cross impreciso che scavalca tutti i compagni. Palla in fallo laterale. Özil. Punta la porta. Bonaventura. Özil! Colpito il pallone dal difensore. Palle inattive fondamentali per spezzare la parità. Vedremo come sfrutteranno questo corner. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Attenzione perché è pericoloso.
Può provare a metterla in mezzo. Javi Martinez. Jack Bonaventura. Occhio a Özil. Özil si libera bene. Javi Martinez! C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, eh. Occhio al tocco preciso per servire il compagno. Vediamo cosa inventa ora. Prova a servire il compagno sul secondo palo. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Può metterla dentro. Palla allontanata e pericolo scongiurato per la difesa. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Squadra in campo di nuovo per il secondo tempo di questa finale. Hanno a disposizione ancora 45 minuti per chiudere il match e portarsi a casa la Coppa. L'arbitro non interrompe, attenzione, vantaggio. Può andare al cross. Pericolo scampato, decisivo il difensore. Dato sul possesso, palla sostanzialmente in parità, segno del grande equilibrio che regna in campo. Così si spiega lo 0-0, serve maggiore intraprendenza se vogliono sbloccarla. Vedremo chi avrà più coraggio. Ha spazio per andare. Cerca il traversone. Nessun problema per la difesa su questo traversone. Viene ammonito dunque per il precedente fallo, prima del vantaggio, no Stefano? Sì, sì. Non c'è dubbio, c'è stato il vantaggio, ma ora gioco fermo, l'arbitro è intervenuto. C'era solo la forza in questo tiro, pallone che è uscito, anche se non di molto. Non era male come tentativo, anche se da quella distanza avrebbe dovuto quantomeno inquadrare la porta. Özil. Pallone recuperato senza problemi qui. È in buona posizione. Ha spazio per andare, può metterla in mezzo. Possono ripartire in contropiede. Posizione ideale. Calcio di punizione assegnato dall'arbitro. Sta per arrivare il momento del cambio. Non penso che andrà il tiro da lì, meglio metterla dentro per cercare una deviazione. Può ricevere una posizione interessante. Si guarda intorno, vediamo se inventa qualcosa. Keylor Navas, ma non è finita, attenzione. Ha spazio lungo la corsia, bravo qui a smarcarsi. Pallone profondo, pericoloso. Spazzano via il pallone. Si ferma l'azione, nessun dubbio, per il guardaline è fuori gioco. Jack Bonaventura. Özil. Impeccabile lettura difensiva. L'arbitro non ha visto il fallo in questa circostanza. E lascia correre. La gioca profonda verso l'attaccante. Fuori gioco, fuori gioco. Stava andandosene verso la porta avversaria, non ho avuto dubbi l'assistente. Ma era al di là, poco, era fuori gioco. E arriva il cartellino giallo, giallo. Sì, aveva lasciato proseguire il gioco. Palla a scavalcare la difesa. Ci arriva con la punta delle dita. Ci sarà una sostituzione. C'è il corner di Bonaventura. Difensore in difficoltà qui, attenzione. Colpito il pallone dal difensore. C'è il corner di Bonaventura.
Palla che rimane ancora lì, pericolo. Attenzione a Bonaventura. Cross intercettato dalla difesa. In conclusione respinta sulla linea di porta, poi è arrivato il portiere. Un po' di sfortuna per la formazione avversaria, un passo dal gol. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Si portano dunque in vantaggio, la coppa sembra più vicina. Ora la pressione è tutta sulla squadra avversaria, ma non devono commettere l'errore di chiudersi in difesa per gestire il risultato. Mancano ancora molti minuti da giocare. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. L'arbitro non interrompe, attenzione, vantaggio. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Matteo, quanto manca ancora da giocare? Si giocherà per altri 15 minuti prima del 90esimo. Grazie a Matteo Barzaghi, sempre sul pezzo. Ottima la verticalizzazione. Ha optato per la potenza, ma visti i risultati forse era meglio andare sulla precisione. Palla larga. Da lì poteva effettivamente fare meglio. Lanciato davvero male. Può colpire da lì. Cross in mezzo. Palla che non arriva a destinazione. Boateng. Alex Teixeira. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Apre il gioco. Può ricevere una posizione interessante. Pallone perso. Posizione ideale. Può avvicinarsi alla porta. Intercetta un pallone pericolosissimo. Andiamo a bordo campo, Matteo. Quanto c'è ancora da giocare? Ne sono passati 85 di minuti, ne restano altri 5 da giocare. Bene, Matteo, grazie. Bravo qui a smarcarsi. Gran giocata qui. Imprevedibile. Occhio alla botta. Portiere che blocca il tiro. Bravo qui. Alex Teixeira. Ci saranno da recuperare 3 minuti, come mostra la lavagna del quarto uomo. Boateng. Intervento ruvido ma corretto. Interrompe bene l'azione. Attenzione perché è già ammonito, rischia l'espulsione. Occhio perché ci sarà una sostituzione. Buon possesso di palla. E queste chiaramente sono le immagini che ci raccontano i diversi stati d'animo. Stefano, è una vittoria che pesa, è una sconfitta che pesa, c'è grande delusione nei loro occhi. Beh sì, sai, lo sport è anche questo, bisogna sapere ripartire di slancio. Anche una sconfitta può insegnare qualcosa se si è intelligenti a capirne i significati emotivi. E questo ovviamente è il compito dei giocatori e soprattutto dell'allenatore da domani mattina, reagire. Effettivamente non c'è tempo da perdere, bisogna iniziare fin da subito.